Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. Amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buon pomeriggio e ben ritrovati, anzi buonasera, io dico pomeriggio perché vedo sempre il sole, quindi penso sempre che sia pomeriggio, invece sono le 19:30 passate di quest'oggi, 14 giugno 2016, martedì, e attenzione, apriamo subito con una bella notizia per l'Italia, non solo calcistica, perché lo so che tutti state pensando al mondiale, ma noi qui a Ultimo Chilometro parliamo di ciclismo, quindi diamo una bella notizia per l'Italia, perché la prima tappa del Giro della Serbia è andato niente meno che a Filippo Fortin. Tappa in maglia per il corridore del GM Europa Ovini, che a breve diventerà papà e tra l'altro vince proprio nel giorno del compleanno di Gabriele Marchesani, presidente della squadra. Gli applausi, per i quali ringrazio Antonio Romano in regia, sono partiti in maniera molto spontanea, ma io li farei anche all'ospite che c'è in studio qui a fianco a me, Nicolangelo Zoppo. Buonasera Carlo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Perché un applauso? Perché manca poco alla Gran Fondo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, che sarà uno degli eventi organizzati in questo caso dalla SD Gran Fondo nel Parco, ma chiaramente c'è la collaborazione della Largo Sole, che sarà società organizzatrice anche di Gran Fondo New York Italia, gara che si terrà a settembre, quindi magari ne parleremo più tardi di Gran Fondo New York Italia. La Gran Fondo New York, quella della Grande Mela, si è tenuta già, perché c'è stata il 15 di maggio, però chiaramente il brand Gran Fondo New York è stato esportato un po' tutto il mondo, quindi nascono Gran Fondo in tutto il mondo sotto il brand Gran Fondo New York. La prossima sarà il 26 giugno, proprio per l'appunto Gran Fondo New York Mont Ventoux, quello stesso giorno, per chi rimane in Italia, per chi non può andare in Francia sul Mont Ventoux, pensate, una Gran Fondo che termina sul Mont Ventoux, quindi anche molto bella sia da vedere che alla quale partecipare. Chi non può andare lì e magari rimane nel centro Italia può partecipare alla Gran Fondo nel parco. Raccontaci un po' questa idea, Nico, di come è nata. È un'idea nata molti anni fa, nel 2014 più o meno. Il germoglio di questa idea ha avuto diverse fasi, durante le quali abbiamo avuto la possibilità di cercare la giusta collocazione della data, sia in termini spaziali sia nel tempo della collocazione dell'anno, e finalmente, grazie alla collaborazione di Simone Carbutti e di Cicli Lazzaretti, abbiamo fatto la startup del progetto. Ruolo fondamentale giocato proprio dalla Cicli Lazzaretti, che insomma, ecco, conosciamo bene anche per aver organizzato il trofeo Lazzaretti, quindi il Gran Premio Liberazione Pink, chiedo scusa, per le donne elite, il trofeo Lazzaretti che quest'anno è stato valevole per l'assegnazione del campionato italiano degli amatori, quindi delle maglie tricolori. 26 giugno, Gran Fondo nel parco, io vi consiglio di partecipare perché la partenza e l'arrivo da Villetta Barrea sono scenografici. Pensate che all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo potete trovare degli animali che non trovate da nessun'altra parte in Italia. Io, ecco, quest'anno per esempio la Gran Fondo del Parco ha deciso di celebrare l'orso marsicano. Sì, è un progetto. All'interno del progetto gara ci sono una serie di altri progetti, quello di dedicare la manifestazione ogni anno a un animale diverso del parco, e ovviamente non potevamo non iniziare dall'orso, che è anche il simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo in sé per sé. Però mi piace ricordare anche che abbiamo portato a compimento il 5 giugno, tu c'eri Carlo perché Sei stato l'anfitrione, il padrone di casa della conferenza stampa e della premiazione. Mai padrone di
di casa, sì, ho semplicemente prestato la voce. Tu sai bene che noi ti diamo le chiavi delle nostre case con grande, con grande piacere. E abbiamo portato a compimento la prima parte della Gran Fondo nel parco e il progetto Cultura. Abbiamo premiato un plesso scolastico di Villetta Barrea e Pescasseroli. Avevamo affidato un tema ai bambini delle scuole elementari, il ricordo della bicicletta nelle loro famiglie, e dovevano svolgerlo facendo dei componimenti multidisciplinari. Appunto si è aggiudicato il primo premio una scuola di Villetta, siamo arrivati in finale, 5 componimenti tutti molto belli, sono stati premiati da una commissione composta da Angelo Melone, dal presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, da Anna Maria Pia Graziani e da altri componenti molto importanti della cultura abruzzese. Quello che io ti domando è appunto come... dimenticavo Pietro Veronese, l'altro importante giornalista di Repubblica. Come sta vivendo il parco, ovvero il Parco Nazionale d'Abruzzo, che poi tra l'altro è uno dei più importanti in Italia, è uno dei più antichi, è nato nel 1922, come sta vivendo il passaggio della Gran Fondo? Tra l'altro io invito le persone a partecipare anche per un'altra motivazione, perché... la Gran Fondo nel Parco Nazionale d'Abruzzo è un'occasione per gli stradisti per stare a strettissimo contatto con la natura, nel senso là si è proprio abbracciati. In genere questa è una fortuna che capita soprattutto a chi fa mountain bike, però lì ci sono strade incontaminate, paesaggi. Io quando sono andato lì sono rimasto a bocca aperta e non vedo l'ora di tornarci. Sì, non è retorica. Noi ogni volta che frequentiamo Villetta incontriamo sempre delle specie particolari, soprattutto i cervi, che hanno praticamente casa a Villetta Barrea. L'altro giorno ho visto due cerbiatte con un loro cucciolo, poi c'è a due passi a Civitella Alfedena l'oasi faunistica del lupo e anche quella della lince, si incontrano molto facilmente i cinghiali, d'inverno anche lupi e orsi. Eh sì, questa è un'altra motivazione della quale si può parlare, vale a dire la partecipazione per stare a stretto contatto con la natura, dicevamo. Parlaci un po' del percorso, Nico. Il percorso, come hai anticipato, parte da Villetta Barrea nel centro cittadino, da Piazza Benedetto Virgilio, e di lì si allunga verso Pescasseroli passando sotto Opi, che è uno dei centri più belli che ci sono nella zona, proprio perché offre una grandissima scenografia. Prosegue verso Bisegna e dunque giungiamo sotto Ortona dei Marsi, dove inizia la prima salita, quella un po' più impegnativa. Una salita di 5,8 km, pedalabile, però comincia a essere, diciamo, la prima difficoltà. Si giunge all'Olmo di Bobbi e poi si scende verso Cocullo, di nuovo si comincia a salire e si arriva fino a Scanno passando per Anversa e per le Gole del Sagittario, un paesaggio veramente particolare, inconsueto per quelle che sono le scenografie del centro Italia. Esatto, voglio anche sottolineare che la Gran Fondo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si svolge sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Questo lo sottolineo perché a volte ci dicono che noi non parliamo mai delle Gran Fondo federali, invece non è vero, anzi ci mancherebbe altro, e così come anche Gran Fondo New York Italia, no? Certo, infatti l'altra volta che sono venuto da te ospite parlavamo della Gran Fondo New York Italia, che è un'altra gara di federazione. Siamo orgogliosi di appartenere alla famiglia della federazione. Ecco, Gran Fondo New York Italia, anche qui insomma si sta spingendo molto sulla promozione del territorio di Terracina. E in questo caso diciamo che la gara, lo sottolineiamo tutti gli anni, nasce come uno scambio culturale. Tu sei stato a pedalare a New York durante la Gran Fondo? Sì, sono stato per la prima volta il 15 maggio a New York, ho disputato la gara di Uli e Lidia Flume.
è un evento particolare ed è, soprattutto il concetto più importante di quella gara è proprio lo scambio culturale che c'è fra tutti quanti i partecipanti, perché veramente è un melting pot di nazionalità, di culture che si mescolano, è un po' un riflesso della città che ospita la gara. Hai visto, caro Nico, chi ti saluta sul nostro gruppo di Facebook che ascolto il ciclismo alla radio? C'è Gildo Mascitti che la scorsa settimana è stato nostro ospite. Sì, sì, ho seguito. Hai potuto seguire Gildo, è un maestro. Tra l'altro un boom di visualizzazioni per l'intervista di Gildo. A questo proposito saluto anche tutti coloro che ascoltano la puntata in replica su YouTube. Saluto anche Roberta che ci ascolta dall'Olanda. Ecco, una bella occasione potrebbe essere proprio per chi viene dall'estero per pedalare sia all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, perché non è troppo distante da Roma, quindi viaggiando su Roma c'è la possibilità di arrivare, figuriamoci Terracina che insomma è veramente vicina a Roma. Sì, il Parco Nazionale dista circa un'ora e mezza da Roma, un'ora e quaranta, e Terracina poco meno, un'ora e mezza. Si giunge in tutte e due località. Diciamo che la scelta di organizzare in questi territori è anche dovuta al fatto che sono veramente molto belli ed è una sfida portare un evento di qualità fatto di una partecipazione di massa, almeno è quello che cui aspiriamo, però senza lasciare tracce negative sul territorio. Infatti teniamo molto alla conservazione dello stato delle cose. E una volta che abbiamo lasciato appunto le strade, esatto, quello sicuramente. Saluto anche Matteo che ci ascolta dalla lontanissima Finlandia. Caspita, perché questo ragazzo insomma ha una passione da vendere, tant'è vero che insomma ci fa anche i complimenti per la vittoria di Filippo Fortin e anche gli auguroni al presidente della squadra. Saluto anche Alessandro, Carmela, Luigi, Alessandro, Silvana, siete tantissimi come ogni settimana. Tra poco entreremo un po' più nel dettaglio magari di altri discorsi, in particolare, ecco, visto che parlavamo di ciclismo amatoriale, adesso parliamo un po' anche di ciclismo giovanile. Per quale motivo? Perché il 24 di luglio si terrà qui nel Lazio il meeting regionale giovanissimi di mountain bike, domenica 24 luglio presso il parco della Selva di Paliano. Noi abbiamo al telefono l'assessore e responsabile dell'area della Selva, il dottor Ugo Germanò. Buonasera dottor Germanò, benvenuto a Ultimo Chilometro. Buonasera a tutti voi e buonasera agli ascoltatori. E allora, ciao. Questa organizzazione a cura della SD Nereggi Anagni per la gara del 24 luglio. Partiamo da un presupposto, caro assessore, che credo che per promuovere un territorio un meeting regionale giovanissimi sia veramente il massimo, perché i giovanissimi sono una categoria che per forza di cose devono muovere anche altre persone, cioè i bambini sono piccoli e certo, quindi devono essere accompagnati. Certo. Beh, innanzitutto l'area della Selva di Paliano è una selva che praticamente attrae normalmente anche le scolaresche, i bambini. È uno di quei posti che a volte stimola anche la fantasia, ma nel particolare noi chiaramente cerchiamo di sviluppare anche questo tipo di sport all'interno della selva, di sport in cui si vuole avvicinare i bambini, i ragazzi, perché è un posto che dà un margine di sicurezza, che dà la possibilità pure di poter godere anche di uno spettacolo naturale che è difficile poi trovare magari in altre situazioni, perché è un posto che tra l'altro permette di poter raccogliere in un'area molto ampia tutte le attività che si possono fare, che possono essere sia quelle ludiche ovviamente della gara in sé in un certo senso, ma anche quelle dell'accoglienza, cioè il fatto dei familiari, ci sono dei tantissimi posti dove poter fare il picnic, dove potersi fermare, poter arrivare in anticipo, insomma tutto quello che in una gara anche per ragazzi e bambini fa da corollario, ma secondo me è anche un'attrattiva per quanto riguarda l'area stessa, soprattutto Paliano, che è un posto bellissimo anche da un certo punto di vista, poi è vicino Roma, ha goduto di grande fama moltissimi anni fa
che un po' era decaduto, adesso abbiamo fatto in modo di poterlo rilanciare, e questo sicuramente è l'occasione, è una delle occasioni che noi cercheremo di proporre da qua ai prossimi mesi. La gara è organizzata dalla SD Fontana Nagni in collaborazione con la famiglia Nereggi e Ciprianelli. Insomma, quindi questa è l'organizzazione. La gara è valevole per il Memorial Cipriano Ciprianelli, per l'appunto, insomma. E, tra l'altro, da queste parti, diciamo, in questi comuni, si sente molto negli ultimi anni la spinta nell'aiutare il ciclismo giovanile, o sbaglio? Assolutamente, assolutamente, e penso che poi questo tra l'altro sia anche, anche i posti giusti fondamentalmente, parliamoci chiaro, cioè è chiaro che uscendo da Roma per esempio, ma anche a livello diciamo provinciale, regionale, il stimolare soprattutto i ragazzi, soprattutto i bambini, perché abbiamo visto pure, io ho visto l'anno scorso pure delle riunioni amatoriali di bambini in bicicletta, ma poi dovreste vedere poi anche magari i giorni festivi, la domenica, e tutti quanti i genitori portano i bambini ovviamente con queste biciclette, con queste cose, perché sono sicuri ovviamente che stanno tranquilli, che possono giocare tranquillamente, ma avvicinarli all'uso della bicicletta, dell'uso di un mezzo che è anche il più ecologico esistente, ora sapete benissimo da questo, adesso tutti voi, tutti gli appassionati in fondo sono delle persone che amano la natura. E quindi anche il fatto di... Esatto, ne parlavamo anche prima, vedi, a proposito di Gran Fondo nel Parco, ecco, prima parlavamo di un'altra gara amatoriale, però per l'appunto il contatto con la natura è qualcosa che deve spingere il ciclista a fare per l'appunto il ciclismo, e chi fa mountain bike è privilegiato. Ovviamente mi è stato suggerito anche di fare tutta una serie di ringraziamenti che io faccio a nome del comitato organizzatore, in primis il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, la famiglia Ciprianelli, poi salutiamo anche, ringraziamo Cipriano Ciprianelli, storico fondatore insieme a Vittorio Nereggi del gruppo sportivo, certo. Dal quale tra l'altro sono usciti anche dei talenti molto molto importanti nel corso degli anni. E insomma, ecco, quindi adesso tra l'altro si sta definendo un programma del mattino, perché molto probabilmente ci sarà anche una ciclopasseggiata aperta a tutti, dai 5 ai 90 anni. Esattamente, esattamente. Questo è l'aspetto anche che secondo me deve accompagnare anche una manifestazione ludica, cioè manifestazione ovviamente che ha dei contenuti di tipo sportivo, ma secondo me siccome... lo permette l'area, guardi, preparo il Monte Naturale della Selva di Paliano, che vedete in totale sono 470 ettari, diciamo il lotto dove noi andremo a fare questa bellissima giornata sono 50 ettari, però sono tutti quanti, a poco li stiamo rendendo di nuovo fruibili, quindi in pratica all'interno c'è la possibilità di poter fare ovviamente dei giri pure abbastanza lunghi attorno a dei laghetti, cioè in un posto che permette anche diciamo un ampio respiro. Tra l'altro le dico anche un'altra cosa, e questo per aggiungere, per quanto parlava lei, parlava prima della vocazione, praticamente dietro la Selva di Paliano, praticamente sulla Prenestina, dalla stazione, dall'ex stazione di Paliano, parte una delle più belle piste per cicloturisti che ci sia nel Lazio, che stazione di Paliano poi raggiunge Piglio, che è conosciuto anche per il famoso Cesanese, si raggiunge anche Acuto e poi Fiuggi, quindi in pratica in bicicletta per esempio posso dire che passando dietro la Selva si può partire dall'ex stazione di Paliano e c'è questa bellissima e conosciutissima pista ciclabile che è da ricavata dove una volta passava il treno. E certo, questo tempo. È assolutamente bellissimo, tra l'altro ricorda anche un po' alcuni scenari che magari non sono proprio nel Lazio ma in altre regioni d'Italia. Io voglio ringraziare l'assessore del comune di Paliano, Ugo Germanò, per essere stato con noi. Io do appuntamento già da adesso al meeting regionale di società giovanissimi per domenica 24 luglio presso il Parco della Selva di Paliano. Ovviamente torneremo a parlarne. Un saluto anche a Luigi Nereggi che ci sta ascoltando, e un saluto anche all'assessore Germanò. Grazie per aver partecipato. Guardi, io volevo solo fare i miei ringraziamenti, perché ovviamente, soprattutto innanzitutto a voi
che ci avete dato l'opportunità, ma a tutta l'amministrazione, di poter parlare anche dei nostri bellissimi luoghi, ma soprattutto anche degli amici nereggi e di tutta l'associazione, la NSD di Anagni, perché chiaramente collaboriamo già dall'anno scorso per alcune cose. Sì, anche certo, assessore, assolutamente, quindi, questo lo ringraziamo sicuramente. Per me, devo dire, questa idea che è partita parecchi mesi fa, per me è una grossa soddisfazione poi poter fare e ospitare questo bellissimo meeting. E non c'è dubbio. Bene. Grazie, assessore, a presto. Grazie, arrivederla, arrivederla. Ma tu hai mai fatto un mountain bike, Nico? Sì. Ho iniziato. E l'hai venduta? Sì, l'ho ricomprata e poi l'ho rivenduta e l'ho ricomprata di nuovo. Sì, diciamo. Quindi che... adesso hai di nuovo la mountain sì, bike? Sì, ho una mountain bike, però amo soprattutto, la sfrutto soprattutto nel centro cittadino. Mi piace molto girare dentro Roma, nei parchi. È un'esperienza veramente molto bella. Ma nel centro, quindi, nei parchi comunque. Quindi sì, non sì, per faccio un circuito di circa 60 km che passa attraverso tutti quanti i parchi, dall'acquedotto a Pio Claudio, dove si celebra ormai, perché è quasi sì. una cosa santa, la 24 ore di Roma, esatto. Degli amici Mariano Di Mauro e esatto. company, e poi fin su alla Caffarella. Chissà cosa pensa di questa tua idea il nostro prossimo ospite, perché lui è un biker di quelli veri, Daniele Braidot, corridore Caspita. Della Forestale Cicli Olimpia. Ciao Daniele, benvenuto a Ultimo Chilometro. Daniele? A tutti. Eccoti, non ti sentivamo, scusa, grazie per aver accettato il nostro invito a partecipare alla nostra trasmissione. Siamo pronti con gli applausi, perché Daniele Braidot domenica si è laureato campione d'Italia. Daniele, ma questa è una grande soddisfazione per la Forestale, perché io credo se ne possa parlare, non lo so, poi correggimi se sbaglio, io lo dico. La Forestale purtroppo è tra i corpi che rischia dei tagli molto brutti, giusto? Sì, dei tagli no, però saremo accorpati ai carabinieri. Sì. Ecco, sì, quindi avere queste vittorie a maggior ragione è importante. Sì, per la nostra squadra sicuramente. Adesso poi abbiamo fatto anche primo e secondo, perché secondo è arrivato il mio fratello. Quindi... Esatto, Luca, con il quale abbiamo parlato, insomma, il quale ha rilasciato una dichiarazione ai nostri microfoni nel mese di febbraio, a mio modo di vedere molto bella, perché lui ha detto l'obiettivo di quest'anno sarà tutto solo incentrato sulle Olimpiadi, e alla fine ha avuto ragione, perché è arrivata la convocazione. Sì, quindi bisogna essere contenti di questo. Daniele, raccontaci un po' della gara di domenica, perché insomma vincere un italiano è tanta roba. Sì, è stata una grande emozione. Innanzitutto, la gara si correva a Courmayeur in Valle d'Aosta, su un percorso molto tecnico e molto duro. Sì. Diciamo che fin da metà gara siamo rimasti io e mio fratello lì davanti, ce la siamo giocata alla fine. Sì, è una vittoria tutta in casa, quindi è stato fantastico. Ma te l'aspettavi questa vittoria, Daniele? Perché cioè, vincere un italiano, ripeto, non è mai semplice, ma soprattutto... io ho notato, ecco, soprattutto per altri settori del ciclismo che magari non sono la strada, il campionato nazionale è veramente, veramente molto importante. Sì, diciamo che la maglia tricolore nel mountain bike è una tra le maglie più importanti, superata solo sì, dalle Olimpiadi, dal Mondiale, per noi italiani. Sì, diciamo che era l'obiettivo stagionale dopo che ho mancato la convocazione alle Olimpiadi, quindi sì, obiettivo fatto, dai, almeno questo. Sì, quello sicuramente. Daniele, qual è il tuo rapporto col ciclocross? Perché sappiamo che tu, come Luca, svolgete ciclocross soprattutto in preparazione della mountain bike e vi concentrate in modo particolare sulle gare del Triveneto. Il cross è uno sport che piace molto e ci teniamo molto a farlo in inverno. Purtroppo anche come politica di squadra, essendo sport olimpico la mountain bike, dobbiamo concentrarci di più su quello,
però ad esempio quest'anno che saremo molto più liberi, ne praticheremo molto di più. Ecco, questa è una gran bella notizia, vedi, perché come dire, sì, c'è sempre questo problema delle Olimpiadi, non che poi non è un problema, però insomma bisogna cercare di affrontarlo, di affrontare questa situazione, perché bisogna farsi trovare in forma per l'appuntamento olimpico. Marco Aurelio Fontana ha preso una scelta drastica, cioè non praticare il ciclocross. Eva Lechner lo ha praticato, chiaramente sempre in preparazione anche lei per la mountain bike, però più o meno lo ha compiuto come tutti gli altri anni. Ecco, anche tu e tuo fratello, diciamo, avete un po' seguito la scelta di Fontana. Sì, diciamo che ci siamo l'abbiamo fatto lo stesso, però sì, più in preparazione, solo nel mese di dicembre. Quali saranno gli obiettivi per questa stagione, Daniele? Ecco, come ci dicevi tu, purtroppo niente Olimpiadi, però attenzione a Luca, perché secondo me potrebbe provare a dire la sua sul percorso di Rio. Sì, Luca sicuramente dirà la sua, anche perché è un percorso molto adatto alle sue caratteristiche, sta bene. Cioè, scusa se ti interrompo, Daniele, nessuno ne parla, però secondo me potrebbe essere veramente il nome di punta dell'Italia. Con questo non voglio mancare di rispetto a nessuno, per carità, però... secondo me se ne parla poco ed è sbagliato. Sì, adesso come adesso è sicuramente la solista più forte d'Italia. L'ha dimostrato nella Coppa del Mondo e lo dimostrerà sicuramente anche all'Olimpiade. Io ho solo un'ultima domanda da fare a Daniele. Non mi prendere in giro, Nicolangelo Zoppo, che sei qua in studio con me. Ma la pronuncia giusta del vostro cognome, Braidot o Braidot? Perché io non sono mai riuscito a capire. A sto punto io ve lo chiedo. La seconda, Braidot. Braidot, ok, perché qualcuno lo pronuncia con l'accento. Però non vi offendete se ci sbagliamo, no? No, ok, perfetto, quello è l'importante, insomma. Dicevamo in conclusione, Daniele, ecco, gli obiettivi magari per questa stagione, visto che purtroppo è sfumato il sogno olimpico. Adesso ci sarà il mondiale fra 2 settimane e poi le restanti 3 coppe del mondo. E allora a questo punto speriamo che possa arrivare l'acuto in maglia tricolore per Daniele Braidot, non chiamatelo Braidot, mi raccomando. Grazie Daniele, grazie per aver partecipato con noi. A proposito, gliela facciamo questa domanda, no? Daniele, ma a te piace Roma? Roma sì, ci sono stato diverse volte. Ecco perché il nostro amico Nicolangelo Zoppo qui, che è un incallito amatore, soprattutto stradista, però ci diceva prima che lui fa il giro dei parchi di Roma in mountain bike, un percorso di 60 km, sì. Quindi tra strada e fuoristrada. Sì, tra strada, ecco. Ovviamente si passa anche su tratti asfaltati. È una bella idea, no Daniele? Sì, io non lo conosco, perché in mountain bike sono andato solo una volta in occasione della 24 ore. Noi passiamo, uno dei passaggi è proprio lì, anzi io inizio da lì, sì, proprio nel parco degli acquedotti Appio, dell'acquedotto Appio Claudio. Ecco, bel giro da fare. Allora facciamo una cosa, quando Daniele Braidot verrà a Roma magari farà anche lui il giro, in modo tale che potrà... preparati Daniele, perché insomma sono sempre 60 km quindi... volentieri, gli do uno zaino di 20 kg sulle spalle e andiamo. Grazie Daniele, grazie, ciao Daniele, serata. Auguri e complimenti. Grazie mille a voi, grazie. Ci fermiamo qualche istante, pausa pubblicitaria. LRadio è anche su internet. Collegati a www.lradio.it. In tutto il mondo, la nostra è la vostra voce. La bici a Roma è Cicli Castellaccio. Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei marchi più prestigiosi. BMC, Time e Cervelo. Unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. E poi caschi, occhiali, assistenza tecnica e officina meccanica. Insomma, tutto ciò che occorre per la tua bicicletta. Cicli Castellaccio è a Roma in via delle Vigne Nuove 618. Telefono 06 87 14 99 46. Cicli Castellaccio. Il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale.
Media distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077-3632-619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vidia! Tuta, scarpe da tennis, lettore MP3. Amore, vai a correre? No, vado in cucina a bere acqua Fiuggi. Il vero benessere inizia con acqua Fiuggi. L'acqua che da sempre, grazie alle sue proprietà depurative, aiuta gli italiani a stare bene. Acqua Fiuggi, il tuo percorso verso il benessere. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta. Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. Prenota la tua vacanza a Livigno con Ultimo Chilometro. Gli Alpine Hotels Livigno ti coccoleranno nelle loro quattro meravigliose strutture. Hotel Vivio, nel centro di Livigno, con la sua rilassante area wellness. Alpine Village Hotel, ideale per una vacanza in bicicletta o sugli sci. Hotel Larice, interamente eco-friendly e con un sushi bar. Hotel Allegra, per i più giovani, tanto divertimento e sport. Vieni a conoscere le strutture su www.alpinehotelslivigno.it o chiamalo 0342 996137, e se prenoti a nome di Ultimo Chilometro avrai uno sconto sulla tua vacanza. Alpine Hotels Livigno, la vacanza perfetta fra sport, benessere, relax e shopping. Luca ha la distrofia muscolare Duchenne. È una malattia incurabile e causa la graduale distruzione del tessuto muscolare. Papà, ma anche il cuore è un muscolo. Invia un SMS al 45504. Sostieni Parent Project Onlus. L Radio, da spazio alle tue emozioni. Di nuovo in diretta Carlo Gugliotta con voi, e stava per fare una gaffe Nicolangelo Zoppo, ma no, capita anche a me, è capitato anche a me. Una volta mi ricordo che si accende la luce rossa della diretta e parte la tosse. Aia. Infatti è quello che stava accadendo a me. Quello che stava accadendo a te. Allora Nico, torniamo a parlare della Gran Fondo nel Parco. Stiamo provando a collegarci con l'Inghilterra, quindi... Caspita. Esatto. Vogliamo organizzare una Gran Fondo a Liverpool? A Londra già c'è, è fantastica. Esatto, magari. Vedremo. Magari potremmo chiedere aiuto proprio al Team Sky, visto perché che no? Stiamo provando a collegarci con loro. Magari una bella pedalata insieme a Chris Froome. A parte tutto, visto che Chris Froome adesso tanto ha da pensare al Tour de France, no? Insomma, e a queste altre corse. Vediamo nel dettaglio la Gran Fondo nel Parco, perché ci eravamo fermati a metà del percorso in sostanza, e c'è anche un'importante novità. Sì, eravamo arrivati con la descrizione del percorso all'inizio della salita di Passo Godi, che è la salita regina della manifestazione. Parliamo di una salita di secca di 10,5 km, ma il totale, diciamo, della salita è di circa 12,5 km, perché c'è un primo tratto interno al paese di Scanno e l'ultimo tratto proprio che dà al Passo Godi, che non calcoliamo nella cronoscalata, perché questo tratto sarà cronoscalato. E avremo il piacere di avere come testimonial principe della manifestazione Stefano Pirazzi, che viene soprattutto perché è un caro amico, e con lui abbiamo scherzato ieri sera al telefono fino a tardi. Abbiamo inventato una piccola cosa per divertirci, una cosa che si chiamerà Sfida il Campione. Stefano condurrà tutto il percorso in maniera turistica,
farà compagnia ai cicloamatori che staranno con lui, che gli chiederanno dei consigli, che vorranno divertirsi, però quando arriverà a Scanno aprirà il gas, come si suol dire, e condurrà tutta la salita di Passo Godi a un ritmo da professionista, e quindi sarà molto simpatico vedere come gli amatori si approcceranno alla salita, sapendo che c'è un tempo di riferimento importante, quello appunto di un professionista. E che professionista! Assolutamente, tant'è vero che poi è anche bello, no, per gli amatori confrontarsi, no, con i professionisti. Forse avete trovato la formula giusta per inserire un professionista all'interno di una Gran Fondo, cioè nel senso, spesso si parla, no, magari di non invitare i professionisti perché sennò fanno il ritmo più alto, poi spaccano il gruppo, eccetera. Invece è così, secondo me, il modo giusto. No, Stefano ci ha garantito che la sua partecipazione è assolutamente cicloturistica. Anzi, quando gli abbiamo chiesto questa cosa, ha fatto una grande risata, ha detto no, ma non la vorrei fare, perché poi ha cercato di trovare, di accampare delle scuse. Secondo me ha paura che qualche amatore lo batte, perché lui magari forse non si impegnerà al massimo, invece molti amatori lo faranno allo spasimo. Però a parte le battute, sì, è bello, è la differenza fra il ciclismo o altri sport come la corsa e magari sport di squadra magari più blasonati come il calcio, non blasonati, cioè più popolari, dove il migliore degli amatori, il migliore dei praticanti non avrà mai l'opportunità di misurarsi direttamente con il suo campione. Nel ciclismo invece questo è quotidiano, così come nel running, nella corsa e in altri sport di questo genere. Esatto, poi nella mountain bike succede, no? Perché ad esempio le gare federali ancora più diretto nella mountain sono bike. Aperte anche a corridori che magari non sono amatori ma sono di categoria elite, che hanno una classifica a parte. Tra l'altro voglio fare i complimenti ad Alfredo Balloni, ex stradista, che è stato campione d'Italia su strada da allievo e da juniores, prima di correre con la Nippo Fantini e la Sella SMP Amore e Vita, perché domenica ha ottenuto la prima vittoria da biker, quindi anche quella è una gran bella soddisfazione. Caro Nico, abbiamo parlato di mountain bike, abbiamo parlato di strada, adesso parliamo di strada e pista, perché abbiamo al telefono con noi Elia Viviani, corridore del Team Sky. Ciao Elia! Ciao, buonasera a tutti. Chiediamo scusa per il ritardo con il quale ti abbiamo chiamato, ma non riuscivamo a chiamarti perché avevamo un problema sulla linea, ma tutto risolto, insomma, quindi okay. Ti ringraziamo chiaramente per la tua disponibilità. Elia, sei reduce da un grazie periodo in altura e sappiamo che stai preparando le Olimpiadi. Sì, sì, dopo un Giro d'Italia un po' sottotono e il ritiro al Giro d'Italia abbiamo un po' ripianificato le cose fino alle Olimpiadi, quindi è stata questa defiance che però al Giro d'Italia le sensazioni non erano quelle che speravamo e ci siamo stati forse un po' stanchi, il fisico ha ceduto, avevo giornate buone, giornate non buone, abbiamo un po' valutato il problema, insomma nessun problema fisico per fortuna, e quindi siamo ripartiti dopo una settimana di recupero con queste 4 settimane, un bel blocco di altura per mettere le basi proprio prima di cominciare sullo specifico, che poi andremo a lavorare in pista per le prossime Olimpiadi. A proposito di Giro d'Italia, Roberta, una tifosissima del Team Sky, ci scrive sul nostro gruppo di Facebook Chi ascolta il ciclismo alla radio: saluti a Elia Viviani, l'ho incontrato ad Apeldoorn alla crono del Giro. E purtroppo un Giro d'Italia che, insomma, ecco, appunto, è stato un po' tra virgolette bucato da te, nel senso che ci tenevi molto a fare bene. Ma sicuramente dopo le emozioni provate lo scorso anno vincendo una tappa, la voglia era quella di tornare, di comunque fare meglio dell'anno scorso, e quindi il successo di tappa era l'obiettivo, la maglia rossa poteva essere un altro obiettivo magari con le settimane che passavano, però come ho detto, forse aver fatto tutte le classiche, quella caduta alla Roubaix ha un po' scombussolato il mio recupero prima del Giro d'Italia, e dalla Roubaix al Giro d'Italia non c'è stato il tempo materiale per recuperare e riprepararci al meglio, e purtroppo per un velocista il Giro d'Italia non lascia scampo, nel senso che è difficile andare al Giro d'Italia non al 100% e migliorare, perché comunque ci soffrono i giorni, abbiamo visto, siamo arrivati in Italia, che
le super velocisti comunque presentavano un buon dislivello e che quindi rappresentavano più difficoltà magari di quello che può essere stato l'inizio in Olanda, dove comunque è arrivato un secondo posto dietro a Kittel, e quindi l'inizio era anche buono, ma quando siamo arrivati in Italia proprio avevo giornate buone ma giornate altrettanto negative, quindi un po' un alto e bassi finché il mio fisico ha ceduto. Quindi sicuramente sappiamo di abbiamo imparato la lezione, non avevo mai fatto tutte le classiche in Roubaix, quest'anno ho voluto farle, sappiamo che l'anno prossimo dovremo cammare in un altro modo per arrivare al 110% al Giro d'Italia, quindi diciamo che lezione imparata. Poi guardando il bicchiere mezzo pieno, una volta tornata a casa forse è stato meglio non insistere e rimanere là, perché avrei potuto pagarla per il resto della stagione. Quindi, esatto. Diciamo che è stata una scelta assennata. Purtroppo, ecco, sì, poi sì, vedi, quando non si è al 100% a gare importanti come il Giro d'Italia è difficile cercare di stare senza un obiettivo, senza un motivo, ecco. Quindi quando si è capito che la condizione non era quella che doveva essere, alla fine è stato giusto essere tornati a casa. Poi ovvio è sempre difficile lasciare un appuntamento come il Giro d'Italia, e l'ho dimostrato finendo anche quella tappa, nonostante sapessimo già da quando ci siamo attaccati insomma che in tre atleti sarebbe stato difficile fare 180 chilometri e arrivare dentro il tempo massimo. Ed è anche bello quello che ci dici, Elia, perché la Sky, no, spesso anche nell'immaginario collettivo si vede come una squadra talmente grande, talmente tanto attrezzata, che magari non si pensa poi invece anche ai valori umani che ci sono. Invece tu ci stai dicendo per l'appunto che, d'accordo con la squadra, voi avete detto ok, tiriamo una linea e ricominciamo da capo e prepariamo le Olimpiadi, perché poi la Sky ci tiene moltissimo anche alla pista, visto che in Inghilterra comunque ci si tiene molto a questa disciplina, forse anche un po' più che in Italia. Ah, noi siamo sicuramente una squadra che prepara l'obiettivo al meglio e che comunque da fuori magari possiamo sembrare schematici o comunque dove non vengono eseguiti errori, invece l'aspetto umano vi assicuro che è di alto livello qui al Team Sky, e se c'è tanta meticolosità di preparare appuntamente nel svolgere le tappe, nelle tattiche di corsa, dall'altra parte c'è anche comunque quel senso umano che ci fa capire cosa è meglio per l'atleta meno, insomma, e quindi per me in quel caso è stato meglio terminare il Giro d'Italia lì e cominciare a preparare quello che è l'appuntamento del 2016 per me, e quindi le Olimpiadi. Forse dovevamo metterlo anche in conto inizio anno, che in un anno particolare come quello olimpico, dove l'obiettivo numero uno è la pista ed è l'Omnium, che sono quei due giorni ad agosto, qualcosa si deve pagare da altre parti, abbiamo pagato al Giro d'Italia, quindi diciamo che guardando un po' indietro si poteva anche mettere in conto che qualche falla in questa stagione poteva esserci. Speriamo buon discapito per l'Olimpia, questo è ovvio che stiamo lavorando per quello. Esatto, Elia, il mondiale le Olimpiadi del 2012 ti hanno visto comunque accarezzare il sogno di una medaglia, perché insomma durante l'Omnium a un certo punto sembrava che potessi arrivare sul podio, invece poi all'ultimo hai chiuso in sesta posizione. Dove hai lavorato per cercare di migliorare? Sicuramente è un Omnium diverso, dove quello di Londra contava, erano essenziali le prove contro il tempo e la scottata presa nell'ultimo chilometro dove eravamo in testa, siamo finiti in sesta posizione in classifica, ci è rimasta, e quindi il chilometro resta comunque un po' il tallone d'Achille, dove siamo migliorati negli ultimi anni, e con la nuova formula dell'Omnium, con la corsa a punti finale, ci mette un po' più a nostro agio, quindi siamo migliorati sicuramente tanto in 4 anni nelle prove contro il tempo. Il fatto di a Londra avevo terminato appunto il chilometro in 12ª posizione, che è stato quello che mi ha fatto perdere tutti i sogni di medaglia, l'inseguimento in 7ª, il giro lanciato in 6ª, eravamo diciamo mediocri nelle prove contro il tempo e ci siamo difesi in quelle di gruppo. Allo scorso mondiale abbiamo avuto dei riscontri che abbiamo lavorato molto bene sulle prove contro il tempo, ora la corsa a punti è molto tattica nella finale, quindi ci sarà da essere freddi, forse più freddi dello scorso mondiale, anche per raggiungere quello che è l'obiettivo. Quindi credo che in 4 anni sono cambiate tante cose, il mio fisico è maturato, ho 27 anni, non ho più 23 come avevo a Londra, e pensavo proprio ieri che siamo stati
con il team della Castelli in Galleria del Vento per sistemare le ultime cose per quanto riguarda i body, che per questa Olimpiade sto facendo veramente molto di più di quello che è stato fatto magari nel 2012, perché comunque l'esperienza poi in questo caso fa la differenza, quindi sicuramente stiamo preparando al meglio e molto più nello specifico quello che è l'Olimpiade su pista quest'anno. Noi ti facciamo già da adesso un grandissimo in bocca al lupo, grazie ad Elia Viviani, buon lavoro col Team Sky e con grazie la nazionale italiana. Buona ciao. Serata. Ciao Elia. Grazie mille, buona serata. Ciao a tutti. Ciao. In questo ballo. E allora Nico, dopo aver ascoltato un grande professionista come Elia Viviani, che secondo me potrebbe anche essere buon testimonial di qualche tuo evento, diciamo. Magari. Ecco, ricordiamo gli eventi organizzati dalla SD Largo Sole. Il primo è organizzato in collaborazione con la Cicli Lazzaretti, con la SD Gran Fondo nel Parco, che è per l'appunto la Gran Fondo nel Parco del 26 giugno. E poi il 18 di settembre c'è la Gran Fondo New York Italia Terracina. Una piccola specificazione, in realtà con Cicli Lazzaretti ci siamo fusi in una nuova società. Mi piace dirlo questo perché è veramente frutto di una bella collaborazione nella quale con Simone Carbutti riusciamo a dividerci i ruoli in una maniera esemplare. Siamo sempre collaborativi, sempre chiediamo l'un l'altro un parere e lavoriamo di concerto. Sono sicuro che verrà fuori un bel evento. A Terracina il lavoro è fatto invece in tandem con Uli e Lidia Flume, che sono gli organizzatori della Gran Fondo di New York. Anche lì la collaborazione è importante perché mi arricchiscono della loro esperienza americana e portano anche tante novità, tanti particolari che noi ancora non siamo pronti a recepire in qualche caso, in altri casi riusciamo a integrarli nel nostro sistema organizzativo. Io intanto voglio salutare adesso, visto che stiamo parlando di ciclismo amatoriale, del Cycling Café, perché è un'idea nuovissima della quale parliamo dalla scorsa settimana. In sostanza il Cycling Café è un bar per i ciclisti, perché oltre a poter far colazione, a mangiare sia i soliti prodotti da bar sia altri prodotti che insomma sono più specifici magari per chi va in bicicletta, c'è la possibilità di fermarsi, riposarsi, prendere magari appunto un caffè e far aggiustare la propria bicicletta, perché c'è l'officina meccanica e c'è anche la possibilità, come dire, di oltre che di poter per l'appunto fermarsi, no, e bere qualcosa o mangiare qualcosa, c'è anche la possibilità di far aggiustare la bici e anche di ordinare, pensate un po', i pezzi di ricambio. Quindi c'è veramente di tutto, nel senso che si va lì, addirittura volendo si può anche acquistare la bici. Pensate che per tutti coloro che amano la bici da corsa c'è un'offerta da Cycling Café in questo periodo: una bicicletta col nago, per la quale una bicicletta col nago Ferrari, per la quale se si acquista il telaio il gruppo è in omaggio. Caspita. Ecco, quindi direi che è una promozione molto 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 importante. Io vi invito a fermarvi presso il Cycling Café, anche perché si trova a Ciampino, quindi all'inizio delle salite dei Castelli Romani, per intenderci, quindi è anche un po' un luogo strategico dove si può andare a prendere un caffè, fermarsi un attimo prima di affrontare le salite. Il bar, che è anche gelateria, gastronomia e appunto vendita e riparazione di biciclette, è a via Firenze al numero 106 a Ciampino. Il numero di telefono è lo 06 79 62 349. Il bar è aperto dalle 7 del mattino fino alle ore 22. Io quindi saluto e ringrazio anche Fabio Ottaviani, insomma, che è la mente, no, che ha creato tutto questo Cycling Café, che sta ottenendo poi tra l'altro un grandissimo riscontro, e vi invito anche a mettere mi piace sulla pagina Cycling Café. Trovate tante foto di mountain bike, ma c'è anche tanta strada nel negozio Cycling Café, quindi c'è anche la possibilità. Tra l'altro c'è anche un'offerta che vado a leggere dalle pagine Facebook, questa qui Nico te la giro a te perché è molto importante. Per il ciclocross si vendono per varie misure alcune biciclette di marca PRD,
pensate, tutte complete a 600 euro con i freni tradizionali, con i freni a disco 800 euro. Quindi, una bellissima proposta. Esatto, una bellissima proposta per biciclette che poi tra l'altro sono state già collaudate nel ciclocross. Tutto questo, ricordiamolo per l'appunto, da Cycling Café in via Firenze al numero 106 a Ciampino. Sì, esatto, salutiamo anche Letizia Infatti Casale. Mi piaceva, è una famiglia dedita al ciclismo, esatto. Che è la moglie di Fabio Ottaviani e Letizia Casale, che è una giovane valente giudice di gara della Federazione Ciclistica Italiana, con la quale ho condiviso la bellissima esperienza della Maratona di Roma, dove abbiamo lavorato io come direttore e lei come giudice per la gara di handbike. Ecco, e questo anche è molto importante. A proposito di handbike, io faccio come al solito un grosso in bocca al lupo per la prossima tappa agli amici organizzatori del Giro d'Italia di handbike, perché sono in fermento anche loro e stanno nascendo poi soprattutto nella zona della Lombardia tantissime iniziative collaterali alle varie manifestazioni che ci sono, quindi anche questo è molto molto importante da sottolineare. Caro Nico, ma come nasce una Gran Fondo sotto il brand di Gran Fondo New York? Perché a questo punto te lo chiediamo. È nato, a dire la verità, non te lo so nemmeno spiegare bene. In realtà io mi sono ritrovato a una gara che ho organizzato alcuni anni fa in Molise, al Gran Fondo del Matese, Uli e Lidia Flume. Sono venuti alla gara, l'hanno corsa, e a fine gara mi hanno chiesto se potevano fermarsi a parlare con me il giorno dopo, e lo abbiamo fatto, e di lì mi hanno proposto questo progetto. All'epoca non esistevano altre manifestazioni brandizzate Gran Fondo New York nel mondo, e noi siamo stati i primi. Nasce dall'Italia il progetto, anche perché questo mi piace sottolinearlo, quando usciamo dai confini italiani, tutto il mondo, quando parla di ciclismo, parla di Italia. Per il mondo al di fuori dell'Italia, il ciclismo è Italia. All'estero bramano le biciclette italiane, l'abbigliamento italiano, lo stile italiano, e anche Gran Fondo New York, a New York, ha uno stile molto italiano, veramente, tra virgolette, sanamente corsaiolo. A differenza di molti altri paesi dove il ciclismo amatoriale è sicuramente molto più cicloturistico, loro hanno voluto dare un'impronta appunto amatoriale all'italiana, dove l'agonismo puro, sano, è sicuramente elevato al giusto piedistallo. Quindi in sostanza alla Gran Fondo New York c'è agonismo, ma sì, appena si mette piede a terra finisce. È la mentalità degli americani, Carlo. Fino a che non viene sventolata la bandiera a scacchi e subito dopo la linea del traguardo, gli americani condividono una giornata di festa, si ride, si scherza, in griglia si balla, è un qualcosa di incredibile. Sul ponte Washington Bridge che da Manhattan porta verso il New Jersey è una festa incredibile. Poi quando parte la corsa è agonismo vero, è corsa vera, non si guarda in faccia a nessuno, nella maniera sana, corretta, nella lealtà dello sport, però non si guarda in faccia a nessuno. E mi piace proprio questo livello di corsa, mi piace però molto. C'è anche qualcuno, immaginiamo, che invece la fa più a passeggio. Assolutamente sì, io sono uno di quelli, un po' per condizioni mie fisiche quel giorno non ero al top, ma comunque non avrei prodotto un risultato perché io sono uno scadentissimo amatore, mi piace soprattutto pedalare per il gusto di farlo e di misurarmi con me stesso, però quel giorno l'ho fatto proprio con lo spirito di attraversare un territorio a me sconosciuto e inusuale. Esatto, e beh, insomma, ecco, è stata una bella esperienza, quindi questa di Gran Fondo New York, e ricordiamo per l'appunto il 18 settembre l'appuntamento a Terracina per Gran Fondo New York Italia. Torneremo a parlarne, qua in studio ci sono anche le maglie tecniche celebrative sia postate di Gran Fondo New York, esatto, sia di Gran Fondo nel Parco, tutte e due molto belle. Sì. Verde predominante, diciamo. Abbiamo già presentato quella della Gran Fondo nel Parco qualche giorno fa insieme a te a Civitella Alfedena, ospiti dell'amministrazione comunale di Civitella. Quella di New York invece l'abbiamo praticamente presentata oggi presso lo studio di L Radio.
in realtà è una maglia particolarizzata dai colori italiani, del tutto simile a quella della Gran Fondo New York, perché tutte le maglie di tutte le gare hanno quello stile. A me dispiace che non siamo riusciti ad avere in conclusione di trasmissione Fabio Zappacene, l'organizzatore del Giro d'Italia Amatori. Cercheremo magari un'altra di averlo bella iniziativa di ciclismo amatoriale. Esatto, la prossima settimana. Io comunque ringrazio Nicolangelo Zoppo, grazie Nico per essere stato qui con noi. Ti ringrazio per l'ospitalità, come sempre cordiale. E ringrazio naturalmente tutti coloro che ci hanno ascoltato in diretta e in replica su YouTube. Per quanto mi riguarda è tutto, l'augurio di una buona serata da Carlo Gugliotta. Arrivederci. Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito.